Adesso invito la mia collega e amica Cristina Pacciani, responsabile del nostro ufficio stampa, e il presidente Laporta e il direttore generale Bratti, ai quali vorremmo fare qualche domanda. Dove ci mettiamo? Com'è la coreografia di qua? La coreografia è così, Mezzo. molto. Cristina, cominci Io mi tu? metto di qua allora, così. Sì, comincio io. Ok. Allora, una domanda al nostro presidente Laporta. Il 2018 ci ha dato una visibilità, parlando di comunicazione rivolta all'esterno, che non avevamo da tempo. I numeri parlano chiaro, dovreste vederli tutti alle vostre spalle. Abbiamo organizzato nel 2018 80 eventi, 445 sono state le notizie pubblicate sul nostro sito e 3 milioni e 500 mila le visite al nostro portale. 60 comunicati stampa, 600 interviste su radio, TV e riviste online a tiratura nazionale, 6.000 articoli scritti dalle maggiori testate nazionali su dati ISPRA, 1.500 tweet e altrettanti post su Facebook. Cosa significa, Presidente, per l'ISPRA questa visibilità? Qual è il valore aggiunto? Credibilità? Autorevolezza? Entrambe? Ma intanto buongiorno a tutti. Diciamo che questa domanda pensavo finisse con una richiesta di aumento di stipendio, Non perché ancora. non ancora, però perché una domanda mi sembrava un'istanza. Diciamo che insieme al direttore e anche agli organi dell'istituto abbiamo scelto una strategia di comunicazione sia esterna sia interna che ci permettesse di dare da un lato visibilità all'enorme mole di lavoro che tutti i colleghi giornalmente compiono. Se mi permettete, colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare tutti i colleghi che per vari motivi non sono qui in questa sala con noi, ma che sono nelle varie sedi dell'istituto a Roma o anche nelle altre parti d'Italia. Quindi dare intanto una visibilità che significa anche autorevolezza e credibilità nella misura in cui però i dati e le notizie che forniamo hanno quella solidità tecnico-scientifica che deriva dal lavoro di ogni giorno. Io stamattina, se volete, vi parlo di qualità dell'aria. Stamattina, diciamo, sono andato a presentare qualche dato in una trasmissione televisiva e ero assolutamente calmo delle informazioni che avevamo dato perché sono sempre molto sicuro del fatto che i dati che stiamo dando sono dati che hanno subito un processo di controllo, validazione, verificazione importante. Da ultimo, perché devo stare in tempi televisivi, credo che ci sia anche un tema di rapporto col cittadino. Io più volte, anche diciamo in sede di consiglio e di riunioni del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente, ho segnalato come la comunicazione col cittadino fosse non solo un target della nostra azione, ma fosse importante per stabilire una sorta di patto tra noi e i cittadini. E questo patto si basa appunto sull'autorevolezza e sulla credibilità dei dati e delle informazioni che forniamo. Grazie Presidente. Una domanda al nostro direttore generale Alessandro Bratti. Lei ha ricevuto di recente una nomina molto importante all'interno dell'Agenzia Europea, una nomina di vicepresidenza. Con questo ISPRA si apre ancora di più alle iniziative internazionali. Con questa prospettiva, quali sono, le iniziative future? Beh, intanto buongiorno a tutti, mi associo anch'io ovviamente a dei ringraziamenti preventivi, ma lo dirò anche negli altri interventi perché veramente per me è un compleanno anche per me, è più o meno un anno che sono qua e veramente ho scoperto un mondo che in parte conoscevo, ma che è fantastico, insomma, di persone veramente qualificate. Abbiamo i nostri problemi, ma di questo insomma ne siamo pienamente, assolutamente consapevoli. Ma guardate, io credo che quella nomina non è una nomina che deriva fondamentalmente da un rapporto diverso che abbiamo costruito un po' col Ministero dell'Ambiente, nel senso che per tanti motivi col Ministero dell'Ambiente è sempre stato un rapporto un po', diciamo, burrascoso. L'aver fatto comprendere che a quel livello, dato che era un'Agenzia Europea per l'Ambiente, sarebbe stato importante avere un rappresentante dell'agenzia, dell'istituto più importante d'Italia che si occupa di ambiente e che in questa fase sta costruendo un sistema, quindi che
potesse portare una conoscenza che non deriva solo dai nostri 1000, ma dai 10.000 operatori più o meno che sono nel paese, è stato un elemento che ha convinto il Ministero a fare uno switch, cioè noi siamo diventati all'interno di questo organismo i cosiddetti principali rappresentanti, e loro sono diventati i nostri sostituti. Non sfugge a nessuno che l'Italia nel contesto europeo ha un suo peso, probabilmente più del Lussemburgo, mi permetto di dire, che invece occupa delle cariche all'interno dell'Agenzia Europea abbastanza importanti. A questo punto è stato quasi automatico che un rappresentante di un paese importante come l'Italia potesse entrare in questa sorta di giunta operativa che è il cosiddetto bureau dell'agenzia. Dopodiché abbiamo iniziato un lavoro, nel senso che io lì sono io come direttore di ISPRA, ma in realtà rappresento una comunità che deve rinsaldare un po' le fila, deve organizzarsi un po' meglio, ma credo che se lavoreremo bene potremo avere diverse soddisfazioni, compreso il fatto di quello di dare una mano ai nostri connazionali, abbiamo anche alcuni dei nostri all'interno dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, a scalare quelle posizioni che oggi ci vedono, diciamo, nella gerarchia dell'attività dell'agenzia agli ultimi posti. C'è da fare un po', tra virgolette, di politica da questo punto di vista. Credo che abbiamo tutte le forze e i numeri per poter avere un ruolo importante anche a quel livello. Però, diciamo, nasce tutto, credo, da questo nuovo rapporto che abbiamo istituito col Ministero, che al momento è un buon rapporto, che ci consente, insomma, di cogliere quelle che sono tutte le possibilità, le potenzialità per sviluppare ancora meglio l'istituto e ovviamente anche il sistema. Grazie, direttore. Il sistema. No, non la dovete facciamo... applaudire ogni volta, sennò se sembra l'assemblea di Pechino, quella no, che ho visitato. Voglio fare la signora lì è coreana, giusto? No, a Pechino, Pechino, Parlamento così. Allora, SNPA. Presidente, SNPA inizia a muovere i primi concreti passi come rete consolidata tecnica e scientifica. La conferenza, anche gli eventi preparatori, tavoli tecnici, TIC, gruppi di lavoro, sono una realtà. Quali sono i risultati attesi? Ma la sfida che abbiamo davanti è molto ambiziosa e anche affascinante. Io da subito, sin dal momento in cui sono stato designato alla presidenza dell'istituto, ho detto che avrei perseguito, e questo è anche il mandato che mi è stato dato dal Parlamento, gli obiettivi che la 132, che è una legge estremamente chiara e che ricordo è stata approvata all'unanimità, gli obiettivi che la legge ci assegnava. Quindi intanto una considerazione preliminare, io sono molto contento del lavoro che è stato fatto in questi anni, perché vedo che ormai gran parte dell'istituto e di tutti i colleghi lavorano in una dimensione di sistema. Questo, se noi guardiamo a chi eravamo e come stavamo 10 anni fa, io ne sono uno dei testimoni diretti, dove anche tra di noi facevamo fatica, diciamo, a riconoscerci l'un l'altro anche dal punto di vista professionale, fare adesso questo passaggio e lavorare, sentirsi parte di una comunità più ampia che quella del sistema nazionale, è già, secondo me, un risultato importante. Però non può essere un risultato fine a se stesso. E quindi, sostanzialmente, adesso si tratta di dare autorevolezza, credibilità. Io ho definito il sistema, come avrei voluto il sistema, con 3 aggettivi, forte, autorevole e credibile. Continuo a ritenere che questo sia l'obiettivo verso cui dobbiamo tendere. E abbiamo un solo modo: lavorare insieme e rafforzare identità e prodotti tecnico-scientifici che hanno ovviamente poi diciamo dei punti di arrivo, i LEPTA, su cui io mi auguro che nella conferenza nazionale del prossimo febbraio saremo in grado di presentare il primo elenco, ma non meno importanti la rete dei laboratori, i sistemi informatici e informativi, sono tutti tasselli di un mosaico più ampio. Io sono fiducioso e voglio anche dire che secondo me il sistema è la scommessa del futuro, perché come dico anche ai colleghi direttori delle agenzie, non si può fare sistema senza ISPRA, non si può fare sistema senza agenzie, ma la sfida a cui siamo chiamati è talmente alta
è talmente importante che dipende veramente da ciascuno di noi. Se una delle agenzie, se uno dei dipartimenti dell'istituto o dei centri dell'istituto non si muove nella giusta direzione, il risultato finale non è un risultato che coinvolge negativamente la singola agenzia, il singolo dipartimento, il singolo collega, ma è un risultato che mina la credibilità complessiva del sistema, che quindi è un'opportunità e una sfida, ma è anche allo stesso tempo una grande responsabilità che abbiamo davanti. Grazie. Ecco, lei ha introdotto i LEPTA, ma questa brutta parola non è che noi in agenzia abbiamo capito molto bene che cosa sia. Ci può dire qualcosa, direttore? Senza farla troppo lunga, qui ci sono tanti colleghi, il presidente De Bernardinis, addirittura già quando c'era con Caracciolo avevamo iniziato un ragionamento su quest'idea di fare un sistema del perché e del per come, con alcuni vostri colleghi che oggi sono in pensione, che ci credevano, gente, parlo del 2003-2004, insomma qualche anno fa. Finalmente questa legge è andata in porto. Qual era l'obiettivo principale? Tento di semplificare. L'obiettivo principale era quella di dire, ma l'ambiente è una cosa molto importante, è il nostro grande bene naturale, e nel contempo noi svolgiamo anche un'attività che è importante per il nostro sistema produttivo, perché rilasciamo autorizzazioni, creiamo dati, facciamo indagini. Quindi è opportuno che in questo Paese tutte queste situazioni siano uguali dappertutto, cioè che le modalità con cui vengono fatti i controlli, le modalità in cui si rilevano i dati, ci siano degli indicatori comuni e, come posso dire, una strada comune. Da qui questa idea dei livelli essenziali per la tutela ambientale, che in realtà sono stati probabilmente mutuati dai livelli, sicuramente dai livelli essenziali per la sanità, per l'assistenza sanitaria. Quindi abbiamo fatto lo stesso ragionamento. E quindi abbiamo detto che bisogna che almeno in Italia costruiamo un sistema del genere, che consenta quindi il sistema delle imprese di avere delle regole chiare e di non essere trattato in maniera diversa a nord piuttosto che a sud, in una città piuttosto che un'altra, perché non vi sfugge che questo creerebbe dumping industriali nel paese, cioè succederebbe che in un pezzo del paese dove i controlli sono meno serrati, le imprese più borderline troverebbero un ambiente più favorevole, a scapito delle imprese innovative che invece per stare sul mercato devono investire. Quindi questo era un obiettivo. L'altro, ed è una garanzia fondamentale per i cittadini, lo dice la Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità e non si capisce perché in un posto non devono essere tutelati nel loro ambiente di vita e nella loro salute come da un'altra parte. Quindi questo è stato il grande filone su cui poi si è costruito un impianto legislativo molto complesso con cui noi ci misuriamo quotidianamente, che può anche essere leggermente ricalibrato, ma che ancora oggi ha una sua validità, ed è la dimostrazione il fatto, come ricordava Stefano prima, che questa è una legge che è stata approvata all'unanimità, cioè a posizione inverso, maggioranza opposizione rispetto a quella che c'è oggi. Quindi dà comunque un'autonomia a questo sistema. Quella legge è importante per quello, guardate, perché fino a quando non è stata approvata quella legge, ISPRA, le agenzie potevano esistere, ma non potevano esistere. Potevano essere assorbite, potevano diventare qualcos'altro. Con questa legge è impossibile, cioè è possibile. Tutto è possibile, meno la resurrezione. Per chi ci crede anche quella. Il problema vero è che per poterlo fare è necessario rifare una legge che smonti tutto il sistema. Quindi è stato un grande passo avanti, credo, culturale per questo Paese. Abbiamo una grande sfida. Qui ci sono vari protagonisti di quell'avventura. Noi abbiamo ricevuto un testimone che dobbiamo portare avanti, anzi dovremmo essere quelli in teoria che riusciamo proprio a chiudere la prima fase, che riteniamo assolutamente molto importante. Grazie. Una domanda al nostro Presidente. Mentre parlavate scorrevano le vostre spalle le immagini con i dati sulle nostre attività di ricerca, di controllo, di monitoraggio su aria, acqua, suolo, tutte importanti per noi, che sono state caratterizzate da un percorso di condivisione
di condivisione con i cittadini e con le istituzioni. Questo percorso credo sia culminato, diciamo, non terminato, ma culminato nella manifestazione Scienze Insieme dello scorso settembre, in cui il mondo della ricerca si è messo veramente a disposizione e al servizio di entrambi. Lei, Presidente, spesso, nelle sue interviste, usa la parola insieme come parola significativa di questo percorso. Ecco, cosa ha significato e cosa significa per l'Istituto questo percorso di condivisione? Significa, allora, intanto, così approfitto, diciamo, siamo tra di noi, avete visto che, diciamo, nel mio mandato presidenziale, come ricordava Cristina, io ho scelto qualche parola che vi ritorna spesso. Insieme, una di queste, anche le manifestazioni, non è che l'abbiamo chiamata Scienze Insieme proprio a caso, perché ci tengo che su due o tre parole che rappresentano, secondo me, degli assetti fondamentali di dove vogliamo portare l'ente. Poi dopo io vi prenderò qualche minuto per ringraziare e salutare, ovviamente in una logica di responsabilità condivisa con gli organi dell'Istituto, poi li ringrazierò alla fine, diciamo, di questa intervista. Insieme una di queste, coerenza è un'altra sulla quale io batto moltissimo, che poi non è solamente, cioè, lo dice, ma stresso molto le strutture perché gli strumenti, gli atti, i documenti siano coerenti. Quindi credo che sia un percorso che, secondo me, in parte era necessario per creare quel rapporto di fiducia reciproca con le istituzioni e i cittadini, ma secondo me sono importanti questi percorsi perché uno dei temi, e mi riallaccio anche alle domande che mi sono state fatte in precedenza, che ancora oggi riscontriamo, perché, insomma, diciamoci anche qualcosa che dobbiamo fare, se no oggi ci diciamo solo quanto siamo belli, bravi e buoni, è il fatto che dobbiamo essere ancora più partecipi e consapevoli delle attività l'uno dell'altro, cioè molto spesso all'interno anche dell'Istituto e del sistema ci accorgiamo che non c'è questa conoscenza, che non può essere ovviamente dettagliata ed analitica, ma deve essere perlomeno, come dire, per le grandi linee delle attività che si fanno nelle diverse strutture dell'Istituto e del sistema. Per cui questo diciamo percorso è servito da un lato ad aprire le porte dell'Istituto ai cittadini, io sono venuto credo il venerdì, insomma, ho visto quanta gente, anche tra colleghi, familiari, anche gente che veniva esterna al nostro mondo, abbia visitato con interesse le nostre strutture, ma mi ha colpito il numero di colleghi che hanno visitato la sede dei laboratori e che quindi si sono potuti hanno potuto rendersi conto direttamente di quello che altri colleghi facevano. Questo io lo riscontro, ed è una dimensione, questa parola insieme, che io uso anche nelle mie visite. Ho inaugurato da settembre delle visite alle agenzie regionali, perché giustamente c'è una realtà di sistema ed è giusto incontrare anche i colleghi delle agenzie, perché io sento molto il ruolo di presidente del sistema accanto a quello del Consiglio Nazionale del Sistema, accanto a quello di presidente dell'ISPRA. Quindi secondo me era un percorso necessitato, e oserei dire tanto all'esterno quanto all'interno, e quindi credo che sia opportuno, perché questo fa integrazione, crea spirito anche di identità, di colleganza, ma soprattutto, secondo me, rende più forte anche nella proiezione esterna l'Istituto e il sistema. Grazie, Presidente. Grazie. E al direttore, con il direttore parliamo di amministrare la scienza. L'abbiamo chiamato così, è un capitolo dedicato a tutti coloro che nel nostro istituto supportano le attività scientifiche in qualità di amministratori, amministrativi cosiddetti. Tutto il lavoro dell'istituto è nelle loro mani, in realtà, perché dai numeri alle nostre spalle, a un certo punto vedete amministrare la scienza e ci sono tutti i colleghi del personale, amministrazione, servizi generali, gare, informatica, noi li dobbiamo valorizzare. In che modo? Come possiamo aiutare questa conoscenza che ci deve essere nella parte tecnica, ma secondo me anche in quest'altra parte di ISPRA che meno spesso ci manda i dati, diciamo così. Ma diciamo, l'Istituto credo sia come una grande orchestra o come una squadra. Ho fatto tanti anni sport, soprattutto io ho giocato tanti anni a pallavolo, che credo che sia uno degli sport
più educativi in assoluto, anche se mi piace molto di più il calcio, una passione che ci accomuna a tutti quanti. Sappiamo di che squadra è. E credo quindi che ognuno debba avere un ruolo in una squadra e che sia importante chi fa gol, come è importante chi fa il mediano, chi fa il terzino, chi fa... la squadra va se tutti fanno quello che devono fare. E spesso noi ovviamente siamo un istituto scientifico, stiamo sui giornali, abbiamo fatto un'attività verso l'esterno molto, credo molto importante, siamo riconosciuti per la qualità dell'attività di ricerca e tecnico-scientifica e di supporto che svolgiamo nei confronti del Ministero, piuttosto del Parlamento, quindi c'è una visibilità molto esterna molto forte dalla nostra parte tecnico-scientifica, che credo sia giusta, perché credo che noi, come diceva prima il Presidente, dobbiamo sempre avere presente che il nostro primo interlocutore rimane sempre il cittadino, e quindi credo che sia assolutamente giusto. Però tutto ciò funziona se dietro c'è un apparato che è molto meno visibile, che fa fatica a far vedere, a farsi riconoscere esternamente questo ruolo, ma ci deve essere una consapevolezza diffusa tra di noi che senza quell'apparato, senza coloro che aggiustano il server, senza quelli che vanno alla sera perché si è rotto, non si è rotto il condizionatore, cioè che sembrano attività che tutti danno per scontato, ma che, voglio dire, a volte poi scontate non sono, nel senso che tantissima di questa gente poi fa molto di più anche di quello che gli viene richiesto, sia necessario appunto anche attraverso le cose che diceva prima il Presidente, cioè di questo lavoro di reciproca conoscenza e anche di reciproca comprensione, perché la macchina è una macchina complessa, le regole sono complessissime, l'amministrazione pubblica ha le sue lentezze, insomma tutte cose che conosciamo, e quindi intanto in una, come posso dire, tolleranza benevola reciproca, ma è uno sforzo di comprensione l'uno del lavoro dell'altro. E questo io credo sia il punto assolutamente fondamentale. Poi dopo spetta a noi, come vertici, anche cercare di mettere sul campo quelli che possono essere gli strumenti per facilitare queste operazioni, per cercare di limare le cose che non vanno. Tutti quanti si lamentano che c'è poco personale. Io incontro tutti, no tutti no, però insomma diversi che mi raccontano, mi dicono, sia della parte amministrativa che della parte tecnico-scientifica. È chiaro che lavoriamo in un quadro che è quello della pubblica amministrazione, molto complesso, a volte anche estremamente farraginoso, dentro questo ci dobbiamo muovere, le regole devono essere rispettate. Io credo i numeri ne parlano, perché poi questo lavoro che adesso abbiamo fatto in maniera, se volete, molto in fretta, però che dà già delle indicazioni molto importanti sullo sforzo e sulla quantità e qualità di lavoro che viene fatta. Affineremo questi strumenti perché credo che sia molto importante per l'interno e verso l'esterno far capire davvero la quantità e la qualità del lavoro svolto. Però non c'è dubbio che la parte, io la chiamo amministrativa, ma forse non è proprio corretto, diciamo, la parte di supporto è assolutamente fondamentale, e su questo anche dobbiamo lavorare per cercare di sistemarla, di potenziarla in quella, con quella logica che vi ho detto prima. Io so che a volte insomma, abbiamo tante questioni che dobbiamo assolutamente oliare e sistemare, però ecco, se l'impostazione culturale con cui uno si appresta ad affrontare un problema è quella piuttosto che quella di un eventuale, come posso dire, scontro, credo che questo possa aiutare entrambi a migliorare le nostre prestazioni. Poi ripeto, c'è una parte che devono fare anche i vertici, non solo i vertici, il direttore generale, il presidente, anche i direttori dei dipartimenti, i responsabili dei centri, che deve aiutare e favorire questo tipo di attività. Ma quindi quella parte di personale che è quell'attività che viene meno esaltata all'esterno, c'è piena consapevolezza nel gruppo dirigente che è altrettanto importante come quell'altra. Questo era il messaggio che io volevo dare, perché siamo in grado, un po' per le nostre esperienze, di capire qual è davvero lo sforzo che c'è dietro questa grande quantità di lavoro. Grazie. Ora, prima di ascoltare il nostro concerto del coro che si sta apprestando, vogliamo magari fare dei ringraziamenti, ci sono delle persone in sala
Diciamo, se il direttore mi permette, lo faccio io, perché anche perché sono quello che sta da più tempo. Allora, non c'è dubbio che oggi, la faccio breve, intanto il coro, pensavo fosse qualcuno che si stava, no, invece, no, quindi, no. Quindi invito intanto tutti a ringraziare il direttore che ha offerto. va bene, allora, ringraziamenti e saluti ce ne sarebbero tanti da fare. Ovviamente per chi, soprattutto come me, ha vissuto le varie fasi di questo istituto sin dalla nascita. Qualcuno, non me ne voglia nessuno, e quindi ritenetevi tutti, anche quelli che non nominerò, salutati e ringraziati. Con un abbraccio ideale ma singolo a ciascuno di voi. Permettetemi, senza voler dare un tono di tristezza alla giornata, però anche di ricordare i colleghi che in questi anni hanno fatto parte della nostra famiglia e ci hanno lasciato. Ovviamente a chi ha organizzato questo evento, oltre al direttore che ringrazio per aver avuto quest'idea, ci sono le aree dell'istituto, ma insomma tutti poi anche hanno contribuito dando questi dati, di cui per le strutture di presidenza ringraziano sentitamente, perché ci avete agevolato il lavoro per la presentazione dei prossimi rapporti. Però io ho voluto che in questa giornata, che dava il segno anche di un periodo di tempo passato insieme, ci fosse anche tangibilmente il segno di un percorso e di una continuità, pur nella diversità di organi, di vertici, di colleghi e di persone. E quindi permettetemi di salutare e di ringraziare i componenti dei consigli d'amministrazione e dei consigli scientifici con i quali ho avuto il piacere di collaborare, prima perché mi hanno dato fiducia come direttore generale dell'istituto e poi perché, diciamo, con gli attuali organi con i quali condividiamo la responsabilità dell'istituto stesso. Non li cito uno a uno, ma insomma sono qui presenti. Faccio solo una menzione particolare per i miei due predecessori, il prefetto Vincenzo Grimaldi e il professor Bernardo De Bernardinis, io non avrei mai immaginato di essere al vostro posto oggi qui. Spero di aver appreso bene una buona dose, diciamo, di insegnamenti, alcuni espliciti, altri silenziosi, e di quindi riuscire anche a interpretare bene un ruolo e una funzione che, grazie anche alla collaborazione con voi, spero di poter assolvere nel migliore dei modi. I ringraziamenti vanno ai capi dipartimento, che sono al direttore generale innanzitutto. Anzi, io ho avuto due direttori generali, perché per 6 mesi Marco Lacommare ha assolto le funzioni di direttore generale dell'istituto, ma soprattutto, insomma, non è un mistero, è una persona con la quale io lavoro da molti anni e, insomma, qui dentro è stato anche un fusibile, anche quando io da direttore spesso mi occupavo di altre cose, avendo anche la responsabilità di dipartimenti su di me, insomma, bisogna anche riconoscerli una collaborazione che mi fa piacere oggi, di cui mi fa piacere oggi dare testimonianza. Ma li saluto tutti, da quelli attuali, Mario Cirillo, Claudio Campobasso, Emi Morroni, poi anche Roberto Caraccio e gli altri che comunque abbiamo cercato di contattare per essere qui presenti oggi, ma per altri impegni non sono venuti. Voglio dire anche che è qui con noi anche l'altro collega subcommissario nel mio primo anno di commissariamento dell'istituto, Emilio Santori, a cui ovviamente va anche il mio ringraziamento, perché Emilio, almeno per quanto mi riguarda, nelle nostre lunghe discussioni serali abbiamo parlato a lungo della ricerca, argomento che io conoscevo poco e che tu mi hai aiutato a comprendere meglio. Voglio ringraziare Chiara Bolognini, che insomma poi, diciamo, con passione anche organizza tutti questi momenti tra di noi. Ovviamente il direttore generale, col quale condivido la responsabilità dell'istituto, è stato per me un piacere averlo, e anche una possibilità, vorrei dire un privilegio, averlo come interlocutore prima nella commissione parlamentare che presiedeva, e oggi al mio fianco, al nostro fianco come direttore generale.
Un ringraziamento va alle strutture alle mie strutture di diretta collaborazione che mi supportano e mi sopportano quotidianamente. Permettetemi solo, se non me ne voglia nessuno, di spendere una parola particolare per Barbara e Monica, che sono con me da 10 anni. Che sono con me da 10 anni, che fanno anche molto spesso da filtro, che subiscono le vostre giuste rimostranze rispetto alle mie mancanze e anche le mie, diciamo, i miei cambi di programma quotidiani, giornalieri, insomma, veramente sono parte della mia famiglia. Adesso non la voglio fare troppo lunga, spero e credo, ovviamente, nessuno se ne voglia se non li ho citati, però di avervi ringraziato più o meno tutti. E, ovviamente, insomma, io adesso non so se voi la farete ogni anno, poi insomma dipende perché dal direttore, perché no? Da quanto tu sarai disposto a... Però ecco, veramente ci riusciremo tutti gli anni. La faremo. Grazie di cuore a tutti. Io ho immaginato, diciamo, solo una... Ecco, ricordiamoci sempre, scusate, uso uno slogan forse un po' abusato, che l'ISPRA e il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale siamo noi. Siamo veramente noi, ciascuno di noi. Grazie. Anche la cattiva.